Secondo lei, qual è il significato della resistenza partigiana oggi? Grazie a tu campo, e scuro calma Ci sono per molte te, angolazioni da cui si può guardare la domani resistenza lituana, grazie e ma la galva prima cosa che mi viene in mente sono i giovani di oggi. Credo che la maggior parte di loro non sappia quando esattamente ebbe inizio la Lituania attuale. Credo che molti pensino che questo abbia avuto inizio negli anni 90, basandosi sui racconti dei loro genitori, quando l'Unione Sovietica è crollata, quando c'era tanto dolore, tanta gioia, tante, tantissime nuove emozioni ed esperienze. Ma la Lituania ha una storia molto più antica. I partigiani fanno parte di quella storia. Mi sembra sia molto importante ricordare questo punto di vista e far capire che la nostra identità nazionale non è né nuova né consolidata recentemente. Noi lituani sappiamo molto bene cosa siamo e cosa facciamo. Quel nostro desiderio di essere una nazione sovrana, quel nostro sapere cosa siamo, viene da molto, molto lontano. Il movimento partigiano lo sottolinea e definisce molto bene. Suverena tauta, tas žinojimas, kas tu esi, man atrodo, ateina iš daug, daug, daug seniau. Ir būtent partizaninis judėjimas tai labai gerai pabrėžia ir apibrėžia. Quando ha sentito parlare per la prima volta di Jonas Žemaitis? Aš manau, kad kažkada vaikystėje, negaliu Ne ho pasakyti sentito tikslaus parlare durante la skaičiaus, mia infanzia, grazie anche a mio nonno, che non era pažįstamas partigiano, ma si opponeva ai sovietici ed è stato un prigioniero politico. E questa fu la causa della sua morte prematura. Mia madre non si ricorda di lui e io non l'ho conosciuto. Questo però ha fatto sì che nella mia famiglia si parlasse molto di partigiani, di combattenti, e credo di aver sentito il nome di Jonas Žemaitis fin da bambina. Naturalmente poi l'ho sentito a scuola, nei mass media. Tuttavia penso che i miei primi incontri diretti con la storia di Žemaitis risalgono a quando ero molto piccola, anche se in maniera non profonda e senza conoscere bene la sua personalità. Nepaisant to, kad gal labai giliai apie jo asmenybę mes ir kažkaip nežinojome. Qual è stata, secondo lei, la cosa più importante che ci ha lasciato Žemaitis? Man atrodo, kad kiekvienas partizanas, jo kova yra svarbi ir Io credo che ogni partigiano, ogni lotta sia stata galima importante sakyti, kad tas e non mažutis potrei dire vienetas, chi è stato il più mažutis significativo. mūsų vienis yra pats Forse svarbiausias posso partizanas. dire che quello è meno importante, mentre Man, quello è più importante. Jonas Ma è il loro Žemaitis, assieme che conta di più. Oggi didžioji svarba è yra importante ricordare Jonas Žemaitis, nesvarbu, perché kad tu ancora buvai oggi ci partizanas sono arba ne, tantissime persone che cercano di dipingere i partigiani plėšikų, come una kurie specie di banda di ladri che si aggirava nei boschi, sminuendo così la loro rilevanza. Jonas Žemaitis è conosciuto bene, si sa molto su di lui, è stata una persona importante. E questo ci permette di capire che era e combatteva da militare, in divisa e con precise regole d'ingaggio. Chi combatteva con lui sapeva molto bene quello che stava facendo e non può essere definito un bandito che si aggirava nei boschi lituani. Capisco che ci possano essere persone che soffrono ancora e possano aver avuto esperienze negative con i partigiani. In una guerra non tutti sono buoni. Possiamo vederlo anche oggi in Ucraina. Ci sono persone che sfruttano la guerra per ottenere poco nobili tornaconti. È possibile che non tutto nella guerra, nella lotta partigiana sia stato limpido. C'è gente di tutti i tipi ovunque. Ma guardando Jonas Žemaitis ci rendiamo conto che assieme a lui c'era una maggioranza di persone che sapeva molto bene per cosa stesse combattendo e sapeva come farlo. Questa mi sembra la cosa veramente importante. žmonės, kurie daugumoje bent jau žino, ką daro ir žino, už ką kovoja. Ir tas simbolis, man atrodo, būtent pats svarbiausias. Secondo lei, nella società attuale, i media parlano abbastanza di lui e della resistenza partigiana? Aš manau, kad gal kalbama pakankamai, galbūt taip, bet ar Penso di sì, kalbama pakankamai
se ne parla abbastanza, ma credo che manchi l'approfondimento. Probabilmente i motivi sono diversi, ma è importante il ricordo. Parlare tanto per parlare non ha molto senso, così come pubblicare libri e altri scritti che nessuno leggerà. Non dobbiamo guardare solamente alla quantità, bisogna fare in modo che le persone leggano e per questo ci vogliono bravi narratori. Penso che in questo momento purtroppo non ce ne siano. Abbiamo degli storici che senza dubbio conoscono molto bene l'argomento, ma la domanda è se sanno raccontarlo in modo interessante, in modo che possa suscitare l'interesse di uno studente di terza media, di un liceale o di un universitario o di un quarantenne. A volte ascoltare la storia può essere molto, molto noioso. Invece ci vuole un gran talento per raccontare la storia in modo attraente. Credo che questo manchi molto nella maggior parte di chi racconta la resistenza lituana. Secondo lei, come giornalista, in che modo i mass media e i social media dovrebbero affrontare l'argomento? Penso che la storia sia più interessante per noi quando ci sentiamo uguali a qualcuno, quando ci identifichiamo con qualcuno. L'oggetto della mia tesi di laurea fu la rivista Ojra e le persone che ne fecero parte. È proprio allora che mi sono imbattuta per la prima volta nella storia di Jonas Žemaitis, perché suo padre era amico di Jonas Žliūbas, uno degli editori di Ojra. Conoscere e comprendere le personalità, capire i collegamenti che ci furono, le amicizie, i rapporti. Quando inizi a capire quei contesti, allora tutto diventa molto interessante. Quando ho scritto la mia tesi di laurea, tutti credevano che l'argomento fosse molto noioso. Tantissimi miei colleghi hanno scelto come argomento delle loro tesi le nuove tecnologie editoriali o le nuove forme di pubblicità, mentre io lavoravo su un argomento storico. E per me è stato come guardare una bellissima serie TV, perché analizzare i vecchi giornali e capire come hanno vissuto quelle persone è stato come seguire una bella serie TV o leggere un romanzo. Credo che questo sarebbe il modo migliore per raccontare la storia sui social e sulla stampa. Non solo piangere e rattristarci per quei morti. Certo, dobbiamo mostrare rispetto e onorarli, ma credo che soprattutto dobbiamo celebrare le loro vite, essere partecipi della loro eredità e trarre il piacere da questa conoscenza. Credo che oggi questo manchi. Oggi ci sono tante pubblicazioni, ma sono un po' noiose. Io credo che dobbiamo cercare le strade per rendere interessante questo argomento. Le vite di quei nostri eroi erano davvero piene di fascino di per sé. E non sto proponendo di creare una telenovela scadente. Sto dicendo di cercare degli spunti dalle loro vite che possano suscitare interesse. Io credo che quando noi saremo più interessati alle persone e cercheremo di conoscere le loro personalità e proveremo a trasmetterlo alla gente, allora sarà molto più interessante di quelle centinaia di statue, centinaia di cerimonie. Credo che dovremo celebrare la vita di quelle persone nella sua interezza. Come dovremmo parlare alle nuove generazioni che non hanno vissuto sotto l'occupazione sovietica? Penso che bisognerebbe semplicemente raccontare che loro, i partigiani, erano persone vere con delle vite vere. Recentemente ho parlato con mia madre di un tema molto simile. Mia mamma insegna a scuola. Mi raccontava che i ragazzi non riescono più a leggere l'autore lituano Donelaitis. Donelaitis scriveva in una lingua lituana molto antica, di cui i ragazzi di oggi non conoscono tantissime parole. È come se uno leggesse un libro in una lingua che conosce a malapena. Sarebbe estremamente difficile, molto noioso e probabilmente chiuderebbe quel libro dopo un paio di pagine. Mia mamma dice che i suoi alunni si sentono così quando leggono Donelaitis.
questo non significa che non lo debbano leggere. Bisogna solo cercare in qualche modo di adattare quei testi per loro, di spiegargli i contesti. Altrimenti si rischia che questi ragazzi vedano quelle persone da molto, molto lontano. Non capiscono il loro modo di essere, non condividano i loro problemi. Li vedano solamente come strani individui senza smartphone, che conducevano vite completamente diverse. Secondo me è fondamentale mostrare il lato umano di queste figure storiche. Anche loro erano persone vere, avevano le loro storie d'amore, amavano i figli e speravano di incontrare i nipoti. A volte anche piccoli dettagli delle loro vite possono essere interessanti. Che giornali leggevano, che amicizie coltivavano, chi erano i loro nemici. Qui faccio un altro esempio dalla mia esperienza personale. Quando mio fratello era adolescente, né a lui né ai suoi amici piaceva leggere libri. Ritenevano la lettura un'attività troppo noiosa e seria. Gli ho proposto il libro Trainspotting. È un libro davvero semplice che narra la vita dei tossicodipendenti, la vita di strada. A mio fratello piacque tantissimo quel libro e lui e i suoi amici lo lessero e condivisero. Hanno iniziato a leggere. Il metodo potrebbe funzionare anche nel raccontare la storia dei nostri partigiani, mostrare il lato umano di Jonas Žemaitis e di altri combattenti. Magari in quel modo si può attrarre l'attenzione di un ragazzo di terza media, di uno studente e della maggior parte di noi.